finalmente il treno si muove. E dai finestrini si vede la campagna piena di foglie sospese e di erba irruente che verdeggia in tutti gli angoli della terra. Alte nubi, luminose, mandavano nelle valli una luce diffusa come negli studi dei pittori. La bellezza della natura distrae dalla tristezza. Giunti al paese assegnatoci per l'accantonamento, ci si fermò sulla piazza davanti alla chiesa. Trovammo buona gente, ci accolsero senza rincrescimento, anzi sembrava che ci aspettassero. Dopo mangiato, presi dalla stanchezza, ci buttammo a dormire dappertutto, nei fienili, sotto gli alberi, all'ombra di una casa, i più fortunati in un bel letto da contadini. Per alcuni giorni si ebbe l'impressione che cominciasse per noi una vita più libera. Dal mattino si vedeva alzarsi il fumo dalle nostre cucine. Dopo mezzogiorno si cercava un ruscello per lavare la nostra roba e fare il bagno. Alla sera si andava in chiesa e, tanto per fare qualcosa, si dava una mano al vecchio campanaro. Le giornate si susseguivano felici in quella splendida campagna. Una sera venne un furiere di corsa a chiamare a rapporto i graduati. Disse che a mezzanotte di quel giorno sarebbe incominciato lo stato di guerra. Alla sveglia, animati da una curiosità avidissima, ci mettemmo subito a spiare l'orizzonte verso la frontiera, come se qualcosa di straordinario avesse dovuto succedere. Sulla pianura attorno risaltavano paesi sconosciuti, calmi nel sole. Il caldo occupava tutto il cielo e i monti lontani riuscivano piacevoli con la freschezza delle loro ombre. Di gran fretta venne dato l'ordine della dunata. Il capitano avrebbe parlato. La guerra contro l'Austria è incominciata a mezzanotte. Ognuno di voi è chiamato a fare il suo dovere con nobiltà di uomo e di italiano. Ieri Sua Altezza Reale, il Duca d'Aosta, ha chiesto ai soldati chi voleva offrirsi volontario nel taglio dei reticolati. E tutti si fecero avanti. Ora, se un tale appello fosse rivolto anche a voi, cosa fareste? Vi fu un lungo attimo di silenzio. Poi un furiere gridò: «Viva l'Italia!» E tutti ci unimmo, come per liberarci di un'oppressione che ci aveva preso. E adesso, in marcia! Oh.